Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 18 gennaio. Candelabri rossi, come vedete, sempre in posizione. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Intanto però fatemi fare un grande ringraziamento perché ieri ho avuto il record storico di accessi al sito nicolaporro.it. Mi sembra 85.000 persone, soltanto ieri utenti unici, che per me è un dato strabiliante, complice anche tanti pezzi di amici e collaboratori che hanno reso e stanno rendendo molto importante, secondo me, il sito di controinformazione liberale, mettiamola così. Quindi tutti voi ricordatevi, nicolaporro.it è il luogo dove potete trovare qualche informazione che non trovate da altre parti, con pezzi sui generis. Per esempio adesso questa mattina, dalle 7:30 di questa mattina, un pezzo di Serino sulla sopravvalutazione del giovane Holden, una roba un po' colta ma vedrete interessante. Andiamo sulla sostanza dei giornali, che poi è la zuppa di Porro, che voi trovate anche sempre sul sito se ve la doveste perdere qua su Facebook. Allora, i dettagli sul decreto approvato ieri, buongiorno a Vittorio, sono esattamente quelli che ci attendevamo nelle settimane scorse. Il primo lavoro deve essere entro 100 km, poi andando nel tempo bisogna accettare lavori anche più lontani rispetto a casa. Questo convince anche le persone ad accettare il primo, perché se non accettano il primo il secondo sarà più lontano, il terzo potrà essere in tutta Italia. Questa è la logica, i navigator, questa mitologica figura che dovrebbe mettere insieme domanda e offerta del lavoro, che saranno dei collaboratori ovviamente perché non riusciranno ad assumerli in tempo, il reddito di cittadinanza che sarà 780 euro fino a 1330, che è di 3 adulti e 2 minorenni, 500 euro è il sostegno al reddito e 280 dovrebbe essere il contributo all'affitto o al mutuo. Inoltre, chi non spende il reddito di cittadinanza nel mese, quindi chi non consuma, buongiorno Lucien, chi non consuma deve restituirlo. Ma la cosa fondamentale in questi decreti che vedono approvato ieri sia il reddito di cittadinanza sia quota 100, cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni di anzianità almeno e 38 di contributi almeno, beh, insomma, la notizia fondamentale è che nella conferenza stampa in cui non ha partecipato Tria, e oggi tutti i giornali inzuppano il biscotto in questa perché non c'era Tria e perché c'era, beh, l'unica cosa che fondamentalmente è interessante è che tutti hanno, sia Conte sia Salvini, Di Maio, hanno queste slide, un po' come faceva Renzi, se ci pensate sopra, con scritto quota 100 e reddito di cittadinanza, ma soltanto Salvini, il terzo della foto, ha la slide con scritto quota 100, cioè come se si dissociasse dal reddito di cittadinanza, dicono maliziosi molti giornalisti oggi. In realtà Repubblica certifica, secondo quello che possono fare le foto, perché le foto ci potrebbero certificare anche, non so, un altro sesso, per quanto sono in grado di cambiare la realtà con uno scatto ben fatto, però certificherebbe uno scatto, una sequenza di scatti fatti da Repubblica, il tentativo di Casalino, portavoce di Conte e uomo forte della comunicazione di Di Maio, di dare le slide giuste a Salvini, che le avrebbe rifiutate perché voleva soltanto parlare di quota 100, la vera cosa che lo riguarda. Un milione di pensionati quota 100 nei prossimi 3 anni, 22 miliardi il costo, e ci sarebbe anche una cosiddetta clausola di salvaguardia, perché se si va a spendere troppo su quel fronte bisogna tagliare le nuove entrate, cioè bisogna cercare di evitare che si faccia più della spesa prevista dalle previsioni politiche. Seconda novità di giornata, che però insomma era molto nell'aria, non capisco tutta questa grande enfasi, è la ridiscesa, buongiorno Barbara, la ridiscesa in campo, se così si può dire, perché questa locuzione proprio lui se la inventò, del cavaliere Berlusconi. Tante volte, 9 anni su 20 a governi centrodestra guidati da Silvio Berlusconi, ritorna, scrive una lettera al Corriere della Sera in cui dice: così come nel 94 mi sono opposto alla gioiosa macchina da guerra dei comunisti di Occhetto, oggi il pericolo è anche superiore e risiede nei grillozzi. La lettera al Corriere della Sera viene ripresa, non solo la lettera ma le sue dichiarazioni fatte ieri in campagna elettorale in Sardegna, su tutti i giornali. Falci oggi sul Corriere della Sera nota che in realtà il motivo per il quale questa mossa viene fatta è che dai sondaggi, oggi Forza Italia è data tra l'8 e il 10%, il contributo del Cavaliere potrebbe valere il 5%.
100% secondo quello che dicono alcuni sondaggisti. Se così fosse, la vittoria plastica che dovrebbe avere alle europee il partito di Salvini non sarebbe così forte, perché sarebbe controbilanciata, si sostiene, da una parte moderata che potrebbe fare un governo appunto con la Lega. Secondo me sono sogni. La Le Pen oggi, più che intervistata, raccontata dal Corriere della Sera, se ne fa una di quelle sue uscite, diciamo, sulla logica di una nuova moderazione del centrodestra, della destra estrema, come la chiamano i nostri giornali. Buongiorno a Gianni che si è collegato ora. E cioè la Le Pen dice: non serve più uscire dall'euro, ma possiamo combattere questa Unione Europea di dentro. Se collegate questa dichiarazione a quella di Juncker, che ieri ha detto che sull'austerity hanno sbagliato, sembra che ci sia una specie di convergenza al centro delle diverse anime che si confronteranno alle elezioni del fine maggio e giugno. Ci sono tante altre cose in realtà, ma insomma la politica è questa roba qui oggi, tutto gira intorno al decreto. Mi piace moltissimo il pezzo fatto oggi da due pezzi oggi del giornale, di cui sono vice direttore e quindi che leggo con attenzione come per tutti gli altri giornali, per la verità. Il primo è riguarda i 40 anni della rivoluzione persiana. Lo scià di Persia, che veniva descritto dalla nostra intelligenza come una specie di reazionario filoamericano, amico delle multinazionali del petrolio, in realtà era quello che stava cercando di occidentalizzare l'Iran, e soprattutto ci siamo resi conto che cosa è successo con l'arrivo degli Ayatollah. Ce lo racconta Fiamma Nierenstein, e soprattutto ci racconta il ruolo imbelle di Carter. Se siete appassionati di quel periodo, vi consiglio di leggere. Altra cosa divertente oggi è e come la mette Paolo Giordano sul giornale, anche questo è un bel pezzo, in cui dice: ma Baglioni, quando si è permesso di dire che era una farsa la questione dei 49 migranti sulla nave che non volevamo far arrivare in Italia, è stato distrutto da molte persone, anche da Salvini, che gli ha detto: pensi a fare il cantante, e tutta l'intelligenza ha detto: come vi permettete di attaccare Baglioni, la libertà di parola e tutte queste cose qua. Giustissimo, dice Paolo Giordano, libertà di parola di Baglioni, però allora anche libertà di parola della Cuccarini, quando dice che è una sovranista. E quegli stessi che rivendicavano libertà di parola per dire a Baglioni che era una farsa la questione della Watch sono gli stessi che dicono che la Cuccarini è una cornuta perché dice che vuole un'Italia più sovranista. E devo dire che è piuttosto interessante il parallelo che oggi i giornali non fanno. Il Feltrino oggi sulla Stampa, la rubrichetta di Mattia Feltri, è molto interessante perché parla di un libro che vedrete verrà molto propagandato, quello di Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, che diede la campanella a Renzi con quel ghigno di Renzi che pochi giorni prima gli aveva detto stai sereno e poi gli ha fottuto il posto. E beh, insomma, la tesi di Letta, secondo il Feltrino, è che Renzi, Salvini e Grillo hanno creato le loro fortune, che peraltro su Renzi sono state anche molto brevi, distruggendo, rottamando, uccidendo il passato e cercando di creare dei nemici con quelli che li hanno preceduti. Però, ricorda Mattia Feltri, buongiorno a Martina, Mattia Feltri ricorda una cosa geniale, che D'Alema, con il quale Letta qualche governuccio ci ha fatto, sostiene sempre Mattia Feltri, D'Alema aveva scritto che bisognava epurare la classe politica che lo aveva preceduto. Epurare! In perfetto stile stalinian comunista che contraddistingue D'Alema, perché so dice D'Alema. Noi ci siamo dimenticati questi personaggi. Quando noi guardiamo e vediamo il nostro incerto futuro, ricordiamoci anche del nostro certo e orribile passato. L'ultima cosa la racconta benissimo il Foglio, in retroscena sul nuovo presidente della Consob che manca dal settembre del 2018. Fecero fuori questo Nava in maniera, diciamo, veramente politica, senza che nessuno dei grandi soloni stessi del governo abbia... Aia, ma chi è che mi chiama a quest'ora? Non sanno che faccio la zuppa, mannaggia. Aspettate che qua spengo, ma questi sono delle persone che non mi conoscono bene. Insomma, manca il presidente della Consob, e che cosa succede? Il 5 Stelle vogliono che sia presidente della Consob l'ex sindacalista della CGIL, l'ex vicino ai sindacati della CGIL e funzionario della Consob, tal Minenna. È stato anche assessore al bilancio, mi sembra, della Raggi qua. E il Quirinale sarebbe contrario, e questo lo leggi su tutti i giornali, e quindi avrebbe stoppato la nomina. Buongiorno a Marco che ci sta guardando. Insomma, gli avrebbero bloccato la nomina. Però, e ciao Giorgio, ma la cosa straordinaria è che il Foglio racconta tutto il retroscena secondo il quale la presidente della Commissione Finanze della Camera, cioè
La Ruocco, sempre del Movimento 5 Stelle, sarebbe in grande familiarità, anzi familiarità eccessiva, come ha detto Laura Castelli, un'altra grillozza, con Minenna, e che avrebbe fatto l'altro giorno una specie di, come possiamo dire, di mozione perché il governo si sbrigasse a nominare il presidente della Consob, che guarda caso lei vorrebbe che fosse Minenna. Ma questa mozione non viene firmata dalla Ruocco. Insomma, ve la faccio breve, ci sarebbe una grande storia di sentimenti, di amicizie, che dilanierebbe la presidenza della Consob voluta da Ruocco e dai grillozzi con Minenna, ma non da tutti i Salvini, da tutti i leghisti che penseranno che su questa nomina si andranno a spaccare tra di loro. Ho finito la mia agenda romana degli appunti dei giornali, vi dico e vi do appuntamento lunedì, Quarta Repubblica sempre, ma domani con la zuppa di Porro, e sul sito nicolaporro.it per poter vedere tante cose, la verità sul bacio di Salvini alla Boschi, il mitico Serino e l'intervista che ieri vi ho colpevolmente tralasciato di Carlo De Benedetti sul Sole 24 Ore, così come l'ha letta Sallusti, e la trovate sul sito nicolaporro.it. Ciao!